L'episodio di violenza contro il medico avvenuto all'ospedale di Chioggia lo scorso 19 gennaio si aggiunge ai numerosi episodi violenti che continuano ad avvenire a danno degli operatori sanitari, di qualsiasi ordine, dai medici agli infermieri, OSS e altro, sia al pronto soccorso che negli altri reparti. Un tema ormai all'ordine del giorno che deve essere affrontato con decisione, cercando soluzioni a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici, dichiarano Daniele Giordano, segretario generale CGIL Venezia, e Cristiano Zanetti della CGIL Funzione Pubblica. Le segnalazioni non vanno solamente archiviate, ma devono essere prese in considerazione e affrontate in modo concreto. La CGIL chiede l'introduzione di servizi di sicurezza efficaci all'interno dei servizi, a partire dai pronto soccorso, ma anche nei reparti e servizi compresi CUP. Si deve agire potenziando gli organici e riducendo al minimo le cause di possibile conflitto tra cittadini e operatori. Non servono solo azioni deterrenti, ma garantire personale formato e quantitativamente adeguato per rispondere ai bisogni di salute dei cittadini. Da questo punto di vista, anche l'appalto di importanti servizi a cooperative non favorisce il benessere lavorativo degli operatori e la qualità della comunicazione con l'utenza. Le lavoratrici, i lavoratori e la cittadinanza hanno urgente bisogno di risposte operative su questo tema. Il sindacato chiede quindi alle direzioni delle aziende sanitarie una maggiore presa di responsabilità, convocando anche un tavolo di confronto per cercare soluzioni strategiche necessarie e non differibili.